È stata inaugurata stamani la prima sessione del corso La mente tra luci ed ombre, in programma oggi e domani presso l'Aula Magna del Policlinico Rodolico di Catania. Il corso, organizzato e promosso dal professore Eugenio Auguglia, direttore dell'unità operativa di psichiatria dell'azienda Policlinico Vittorio Emanuele, e dal dottor Enrico Ladelfa, responsabile del modulo dipartimentale di salute mentale del distretto CT2 dell'ASP Catania, si presenta come un evento formativo unico nel suo genere e nella metodologia che propone. Dottore Ladelfa, si apre una 2 giorni qui al Policlinico intitolata La mente tra luci ed ombre. È veramente comprovata la capacità terapeutica del cinema? Ma è comprovata non solo la capacità terapeutica del cinema, ma anche tutte le arti terapie, cioè le terapie espressive, quindi la musicoterapia, la danza movimento terapia, la cineterapia attiva che è anche passiva, il teatro terapia, ma anche i laboratori di disegno, di scultura eccetera. Cioè diamo voce ai pazienti, diamo luce a questi pazienti che sono nell'ombra e diamo speranza. Infatti proprio nel logo che è la mente tra luci e ombre riempiamo questo vuoto che poi è un vuoto di buio, di dolore, di esistenze negate con la nostra luce, con la nostra speranza. Cosa prevede il corso? Il corso praticamente è un corso di aggiornamento del rapporto tra cinema e psichiatria, quindi c'è una parte teorica, ma poi c'è una parte anche praticamente progettuale che riguarda un cinefestival di cortometraggi girati da pazienti e operatori che insieme raccontano delle storie, una storia, le loro storie vissute. E questo diventa terapeutico sia per lo spettatore, per il paziente, ma anche per lo psichiatra e per l'operatore. I film proiettati, così come in ogni festival del cinema, saranno sottoposti al giudizio di una giuria altamente qualificata che nella sessione conclusiva del corso, prevista per domani alle 18:30, premierà con l'Oscar del miglior film la pellicola vincitrice del cinefestival. Ersilia Saverino è un'attrice che fa parte della giuria, i pazienti quindi offriranno il proprio contributo raccontando le loro storie. Secondo lei questo progetto che tipo di valenza ha? Ma sicuramente è importantissimo, infatti ringrazio veramente l'organizzazione per avermi coinvolta, perché mi ha dato ancora una volta la possibilità di constatare come con l'impegno e il lavoro di tanti non è vero che non si possono arrivare a, non si possono raggiungere traguardi e obiettivi, ma anzi in questo caso proprio assistiamo a una progettualità positiva.